sono trascorsi diversi anni, ma il dolore delle famiglie e dei parenti non è stato assolutamente lenito. Quindi abbiamo voluto ricordare le vittime di quell'immane tragedia, ma abbiamo voluto anche fare memoria del sacrificio di tante famiglie che sotto la furia dell'acqua e del fango persero praticamente tutto. Mai come in quest'anno naturalmente diventa questa giornata anche un'occasione di riflessione rispetto al rischio che eventi alluvionali possono ancora ripetersi. La vicenda di Casamicciola, che sta facendo i conti con il dolore esattamente come lo ha fatto Cervinara nel 99, ci conferma, se mai ce ne fosse stato bisogno, che il rischio di un'alluvione, di una frana è ancora drammaticamente attuale. E quindi c'è la necessità, come diceva anche Don Renato, di coltivare la speranza ma anche l'impegno rispetto al tema della sicurezza del territorio. Abbiamo la necessità che su questo versante, quello del dissesto idrogeologico e quindi della messa in sicurezza del territorio, vi sia un impegno di tutte le istituzioni ai vari livelli. Così come c'è stato per l'emergenza sanitaria, dobbiamo sperare e auspicare, come pure è stato annunciato, la presenza, la costituzione di una task force nazionale, perché ormai non vi è angolo d'Italia che non sia interessato da fenomeni alluvionali o da fenomeni franosi. Sindaco, si parla di emergenza, si parla di controllare il territorio, ma i sindaci molte volte hanno anche le mani legate. Il tema è esattamente quello che lei poneva. Noi abbiamo la necessità che i comuni vengano da questo punto di vista dotati di strumenti ulteriori, non solo la disponibilità di risorse economiche che pure ci possono essere attraverso il PNRR, ma abbiamo la necessità di una strategia di insieme, di una cabina di regia che faccia della messa in sicurezza del territorio una priorità assoluta. Noi vediamo che in questi giorni ci troviamo ad adottare ordinanze in seguito alla notifica di stati di allerta, ma comprendiamo che il rischio è talmente alto che richiede l'impegno di tutti e che i comuni soprattutto non debbano e non possono essere lasciati da soli. Quindi spero vivamente che anche questa sera da Cervinara possa arrivare un messaggio ulteriore, come sta arrivando in questi giorni anche da Ischia, la necessità, ripeto, che i comuni non vengano lasciati da soli e che il tema della messa in sicurezza del territorio diventi una priorità a livello nazionale oltre che a livello locale.